Ciao mister, complimenti per la vittoria. Il più brutto primo tempo della tua gestione. Se parti così non sono d'accordo. Beh, io dico. Vabbè, ho capito. Secondo me il più brutto primo tempo della tua gestione, figlio anche di un atteggiamento sbagliato per quello che si è visto. E forse il più bel secondo tempo della tua gestione, con 3 gol in 45 minuti, figlio anche di scelte che hanno esaltato, probabilmente delle caratteristiche diverse che ha la tua squadra quest'anno rispetto a quella dell'anno scorso. Forse probabilmente una squadra che vuole più giocare e più far leva sulle sue qualità che provare a difendersi e ripartire come faceva quella dell'anno scorso. Allora, tanto il primo tempo avevamo 4 attaccanti come avevamo il secondo, stesso sistema. Però se uno degli attaccanti fa il quinto a destra e è Cervo. Cervo l'ha fatto tutto il secondo tempo e ha fatto le partite così. Però l'atteggiamento. Prima avevamo il vento contro, che voi non ve ne siete conti, che non riuscivamo a portare la palla da una parte a quell'altra. Quindi. Poi ci sono gli avversari, non dimentichiamo, ci sono gli avversari. Io credo che questa squadra qui anche oggi ha dimostrato di essere una signora squadra, perché abbiamo preso un tiro in porta da 30 metri, una grande giocata loro, ma noi grandi rischi non abbiamo corsi. È vero che non abbiamo neanche creato, ma ci sono gli avversari. Voi non mettete in preventivo gli avversari. L'Ascoli ha giocatori importanti e quindi ci ha messo sotto un po' per il vento, un po' per il nostro atteggiamento, ma non perché c'erano caratteristiche diverse, era un atteggiamento. Secondo tempo, secondo me, quando hanno capito che bisogna vincere i contrasti, che bisogna attaccare la profondità, questa è una squadra forte, cioè oggi ha dimostrato di essere forte, ha fatto 3 gol, ne poteva fare altri 3 e loro non si sono mai avvicinati se non nelle punizioni. Credo che bisogna avere un equilibrio, io sono contento da una parte e scontento da quell'altra, non vi dico cosa, ma c'è qualcosina. Beh, però insomma è evidente che qualcosa si è cambiato fra il primo e il secondo tempo, anche in qualche elemento probabilmente. No. Magari alcune scelte iniziali potevano essere un po' troppo conservative e quelle del secondo tempo hanno le stesse caratteristiche, Coffer ha le stesse caratteristiche di Bro e Mirkai non è lo stesso giocatore Bro e Coffer. Capito, per me Coffer è come Bro, non cambia niente. Poi per me ha fatto una buona partita e è stato lì non possiamo etichettare perché entra uno quell'altro è stato cattivo e quell'altro è stato bravo. Ci sono delle strategie, ci sono delle situazioni, c'è l'avversario. Io credo che questa squadra qui oggi ha dimostrato di avere un'identità forte, che nelle difficoltà sa quello che deve fare e ha dimostrato, ha ribaltato una partita non facile, che non era facile, e quindi sono contento di questo. Ecco mister, proprio nella conferenza stampa di presentazione avevi detto Cervo e Cisco non sono ancora pronti i giocatori da partita in corso. Cervo l'hai messo dentro dal primo minuto, poi nel secondo tempo è stato addirittura... Ti spiego perché l'ho messo Cervo dal primo minuto. Sì, però dico nel secondo tempo è stato stratosferico, nel senso che ha dato degli strappi da giocatore di Serie A. Partiva da talmente quinto che aveva tutto. Lui più campo ha meglio è. È stato stratosferico perché comincia a avere fiducia. Io avevo detto che non era pronto, poi mi ha fatto un allenamento il pomeriggio stratosferico, cioè ha marcato tutti, ha fatto 7 cross come ha fatto oggi, e quindi perché non lo devo mettere dentro? No, assolutamente, confermo. E quindi l'ho messo dentro perché ha fatto, vi dico, una rifinitura incredibile. Allora ho detto io, perché non lo devo mettere dentro? Sarei un ipocrita a dirvi che i giovani e i vecchi sono allo stesso piano. Ecco perché l'ho messo dentro, perché mi ha impressionato nella rifinitura e quindi l'ho messo dentro. Infatti si aspettava di giocare, secondo me, Rauti, e invece ha giocato Cervo. Non guardiamo la classifica, però intanto sono 7 punti dopo 3 partite. Sono tanti, ci serviranno quando ci saranno i momenti di carestia. Noi non ci esaltiamo, non ci abbattiamo se perdiamo, abbiamo il nostro percorso di, ecco, ve l'ho detto, di mantenimento. Io credo che i giovani bisogna lasciarli, aiutarli. Quindi se Coffer ha giocato anche oggi 45, è già un bagaglio di esperienza che c'ha. Oggi ne ha messi 70 Cervo. Giorgini comincia a essere un giocatore forte, oggi ha dimostrato di essere un giocatore forte. Credo che i giovani, per farli sbagliare, bisogna farli giocare. Poi è chiaro che se tu mi dici c'è differenza fra primo e secondo tempo, sì, però non perché ho cambiato quello, è di atteggiamento di squadra. Però mister, hai parlato di caratteristiche uguali, no? Sì. Però secondo me cambia qualcosa avere uno come Mercai, che è un attaccante vero, vicino a Dogu, e Casiraghi, che è più
più trequartista. Ma infatti noi avevamo preparato la partita. Infatti, se avete visto i gol, sono venuti tutti allo stesso modo. Palla, seconda palla, presa dalla seconda punta, attacco alla profondità. E sai cos'è? Nel primo tempo non abbiamo mai attaccato alla profondità. È quello. Nel primo tempo eravamo conservativi. E quindi, quando sei conservativo, sono convinto che le squadre hanno più facilità a coprirti. Adesso fare paragoni non va bene con altre squadre forti, quindi non credo. Credo che nel secondo tempo, quando attacchi la profondità con Cervo, con Mirkai, con Odogu, metti in difficoltà anche una squadra come l'Ascoli. Sì, dimmi. Ah, la stessa domanda che... Sì, no, perché c'è un dato, il dato è, tu dici che è cambiato l'atteggiamento nel secondo tempo. Sì, molto. Però l'osservatore guarda che è cambiato l'atteggiamento perché sono cambiati gli uomini in campo. Perché se Odogu, concludo, se Odogu nel primo tempo andava a recuperare palla a centrocampo, nel secondo tempo ha avuto più possibilità di muoversi grazie a delle profondità che Mercai, appunto, ma è cambiata proprio, non solo l'atteggiamento, è cambiata la squadra. Cambiata la squadra perché attaccava la profondità che il primo tempo non l'abbiamo attaccata. E poi ci bisogna mettere in preventivo che c'è anche un avversario che non ti fa attaccare la profondità perché loro tenevano il palleggio e quindi noi non ci facevano uscire con le cose giuste. Credo che bisogna essere non felici di più di quello che fa, certo. Certo, poi dico, voi... È chiaro che uno vorrebbe che facesse 90 minuti, anch'io lo vorrei che facesse, ma non è possibile fare 90 minuti così, ve lo posso assicurare. È chiaro che è mancato la profondità. Poi, certo che Mirkai ha una caratteristica diversa da Rover, però anche Rover può attaccare la profondità, invece noi oggi non l'abbiamo attaccata. Anche lo stesso Cervo, perché il primo tempo non l'ha attaccata, invece il secondo sì? Era un atteggiamento di squadra. Però sono talmente bravi questi ragazzi, che io li ringrazierò sempre, che meritano questi applausi, che tutta la gente... Qui si è creato un ambiente bello. Cioè, teniamocelo stretto questo ambiente. Poi è chiaro che il calcio è bello perché ognuno ha la sua, siamo tutti allenatori, tutti... No, ma non voi! Anch'io sono giornalista, qualche volta dico... No, dico per il prezzo, no? Però è bello per così, dai. Grazie, mister. Complimenti intanto. Poi, molto umilmente, mi spiega cosa vede in Kofler che io e tanti altri non riusciamo a vedere. A me sembra che la squadra nel secondo tempo, al di là delle posizioni, dell'atteggiamento e tutto, cioè con Bro invece di Kofler è un'altra cosa. Sinceramente mi sembra acerbo per la categoria. Sì. Ha recuperato 6 palle, di testa è uno bravo. È un... Ragazzi, non dimenticate che è un 2005, non esiste 2005 sì. Che giochi. No, però al di là che nel 2005 poi bisogna giudicare la prestazione, insomma. Assolutamente no, no, non per quello. Certo, ma è come quando dicono tu fai giocare il vecchio perché è un vecchio. Io non lo faccio, non faccio né giocare un giovane perché è giovane e non faccio giocare né perché è vecchio. Gioca chi merita, perché tutta la settimana lavora per il Südtirol e merita di giocare. Poi se non piace... Perché sapete perché non piace? Perché è brutto da vedere. Io se fossi una squadra lo andrei subito a comprare. Certo, ma no, qual è il primo tempo? Primo tempo domenica vincevamo 2-0 anche domenica. 1-0 e poi secondo tempo 1-0. Vabbè. Però l'Inter ha cambiato la partita nel secondo tempo. Non credo che sia colpa di Kofler. Non credo che sia colpa. Non dico che eravamo in 10 nel primo tempo. In 10? Però insomma. Non posso essere d'accordo che mi attaccate i giocatori così, poi voi fate il vostro lavoro e io faccio il mio. No, cioè, io credo che invece abbiamo se merita domande. Di giocare, gioca. Ma non regalo niente, ricordate che non regalo niente. Buonasera mister. Buonasera. Volevo chiederti se hai visto uno step in più oggi rispetto a domenica, sabato scorso. Insomma. Oggi abbiamo fatto un secondo tempo di un livello secondo me di Serie B importante, con capovolgimenti di fronte manovrati, non buttati a caso come dicono che noi giochiamo contro vento, sono tutti manovrati, sono tutte azioni provate in allenamento, cioè questa è una squadra che lavora con una cognizione che sa quello che fa. Poi il primo tempo siamo stati brutti, sì, ma c'è un avversario, c'è un vento contro, noi se la palla non riesce a arrivare sull'esterno veloce con cambi di fronte facciamo fatica per caratteristiche, oggi non ci riuscivamo. Poi, secondo tempo, il vento si è calmato e ho visto la mia squadra. Però io ho detto, questa squadra qui, posso solo che ringraziarla. È arrivato a un secondo tempo di un livello, secondo me, importante.
però io non sono contento, eh. Cioè, non pensate che io sia contento, vado a casa contento. Io martedì quando ci presentiamo ci lavoreremo su altre cose e quindi andremo a cercare di migliorare. Io non voglio riaprire, però una cosa può aver detto per cambiare così tanto l'atteggiamento, cioè per avere due partite, due squadre completamente nell'intervallo? E se, ultima cosa, una squadra con Bro, che secondo me comunque dà uno spessore diverso al centrocampo, e un attaccante come Mercai non sia proponibile già dal primo minuto? Tanto non ha fatto il ritiro con noi, quindi chi non fa il ritiro con noi ha altri ritmi, quindi non riesce a fare 90 minuti. Primo, allora già quello te lo dico. Secondo, devo stare attento all'altezza, quindi Kofler 1,90, Bro 1,82, quindi devo stare all'altezza. Un allenatore, voi per voi è facile dire metti questo, metti quello, io devo stare attento agli equilibri. Sulle palle native mi avete massacrato per un intero due mesi che prendevamo gol sulle palle native, quei tre di qua, e quindi ho sistemato, adesso palle native. Kofler è uno di quelli che ha salvato tante palle native. Poi dobbiamo stare attenti a quello. L'allenatore, secondo me, un allenatore, che io non sono allenatore, attenzione, io non sono allenatore, deve guardare questo. Secondo me deve avere un equilibrio di altezza, di copertura di campo, di equilibrio di forze. Secondo me Mirkai, quel secondo tempo lì, se l'avesse messo il primo, avrei sprecato, e così vi dico perché non l'ho messo, così vi apro il mio libro, non avrebbe fatto quei 45 minuti, perché il primo tempo, soffrendo, lui è uno che si ammazza, non avrebbe essere che ha fatto gol, rigore, ha rischiato di farne altre due. E l'allenatore deve guardare anche questo, secondo me, eh. Siccome io non sono un allenatore, lo fanno gli altri.